Palazzo Sant'Elia ospita, in occasione della Settimana delle Culture, quattro mostre, di cui due collettive di pittura, una collettiva di fotografia e una collettiva di opere d'arte donata per la costituenda Biblioteca di Danisigni. A ottobre del 1958 usciva Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, un anno dopo la morte dell'autore, e quindi abbiamo voluto ricordare questi 60 anni. Nelle altre stanze, l'altra mostra, Momenti d'arte, risponde ai criteri di sempre della Settimana delle Culture, che per volere anche della Presidente ha accolto sempre tutti coloro che si autopresentavano, che non avevano l'opportunità magari di esporre altrove. Fuori dall'ombra, infatti, l'abbiamo chiamata la prima di queste mostre. Spaziano appunto dal temi più, cioè, chiamiamoli così, drammatici, che sono la migrazione, le tragedie del Mediterraneo, le violenze sulla donna, ma al tempo stesso il ruolo della figura femminile nella società, e per poi arrivare invece a quella che chiamavo ricerca di normalità, quindi la famiglia, gli affetti del quotidiano, ma al tempo stesso vuole essere poi un omaggio a Palermo, capitale della cultura, con alcune immagini del percorso arabo normanno. Questo è uno dei miei fogli su carta del Settecento, dove appunto pratico la scrittura semica. Gli artisti hanno dovuto cambiare il proprio ruolo, si sono dovuti rivolgere ad un linguaggio asemantico, cioè senza significati. Il Museo Sociale a Danisigni parte qualche mese fa. In pochissimo tempo abbiamo raccolto circa 100 opere. Abbiamo colto l'occasione, grazie alla signora Filippone, di esporre le prime opere che ci sono arrivate, e sarà ospitato nella biblioteca della parrocchia Sant'Agnese di Danisigni. Lì verranno anche, organizzeremo piccole mostre di 7-8 opere per volta, e contiamo di raccogliere almeno altre 100 opere di artisti internazionali.